Buongiorno e benvenuti su Controradio. Milano in Rosé con i vini di Puglia dal 27 luglio al 2 agosto, degustazione in Piazza Duomo. Ai nostri microfoni stamattina abbiamo la presidentessa Lucia Nettis dell'associazione Puglia in Rosé che ci spiegherà e ci illustrerà questa iniziativa all'Expo di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei, salve. E le chiedo gentilmente di spiegarci come è nata l'idea dello Smart Rosé Winery che si presenterà all'Expo Milano, ovvero all'albergo Cobianchi tra Piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II tra il 27 e il 2 agosto, e come si svolgerà anche questa iniziativa e lo scopo. Sì, allora l'iniziativa nasce per promuovere un'eccellenza come i vini rosati. Allora, il vino rosato è perché rappresenta un'eccellenza per la Puglia, perché la Puglia è la più grossa produttrice di vino rosato in Italia. Infatti la regione Puglia detiene il 40% dell'intera produzione italiana del vino. Quindi noi abbiamo pensato di allestire all'interno di questo bellissima location dell'ex albergo Cobianchi una enoteca regionale dei vini rosati, una mostra mercato dove poter far degustare e anche vendere i nostri vini. L'obiettivo dell'iniziativa, l'ho detto, è la promozione del vino rosato, perché è un'eccellenza che ha bisogno di essere promossa, perché il vino rosato subisce ancora, diciamo, un pregiudizio per quanto riguarda la conoscenza, mentre tutte le politiche regionali, tra cui anche la politica della nostra associazione, è quello di portare alla conoscenza più possibile questa tipologia enoica molto particolare, ma è molto molto buona e molto specializzata. Lei ha già parlato dello spazio e del tempo in cui noi saremo lì, in cui sarà allestita questa enoteca gestita dalla nostra associazione. Anche ci tenevo invece a sottolineare che è partito il quarto concorso enologico nazionale dei vini rosati in collaborazione con il Ministero, con il MIPAF, e quindi è un premio nazionale dove tutte le aziende italiane partecipano per la selezione che verrà effettuata dalla enologica nazionale del miglior vino italiano. La volevo ringraziare soprattutto perché lei fa conoscere con la sua associazione la nostra imprenditorialità. La ringrazio, grazie, dottoressa. Arrivederci.